Ciao a tutte, eccomi tornata con un nuovo video. Questo video sarà per le più coraggiose perché è un video tag abbastanza lunghino, quindi non ho idea di quanto verrà lungo, io cerco di fare tutto il più veloce possibile. È un tag ideato insieme alle Beauty Addicted, quindi vi lascio il link del gruppo nell'info box e siete ovviamente tutte tutte invitate a rifarlo. Si chiama i 20 must della stagione, quindi sarà un tag che verrà fatto per ogni stagione. Ho deciso comunque di farlo adesso, visto che siamo a fine luglio, primi di agosto, e appunto per la stagione dell'estate. Ho tutto quanto scritto qui e ci sono quattro categorie. Iniziamo subito dalla prima, la categoria del beauty, immancabile direi. E la prima domanda è il rossetto, cioè ovvero il rossetto must della stagione. E per me il rossetto must della stagione è in assoluto lo 08 Color Crush di Essence, che ormai avete visto ovunque nei miei video, che è questo bellissimo fucsia che utilizzo spessissimo in combinazione con la matita Phinicottero di Neve, che vedete ce l'ho passata sopra, neanche si nota perché sono veramente lo stesso colore e fa sì che mi prolunga la durata, quindi veramente ottima. E il blush, per me il blush perfetto per quest'estate è questo qui della e.l.f. E il Twinkle Pink, che è questo blush sui toni del rosa con dei glitter dorati all'interno, è davvero bellissimo, non so quanto si nota, e lo trovo perfetto per l'estate proprio perché magari già un po' di colorito c'è e quindi vado ad aumentare queste perlescenze con questi glitter, davvero bellissimo. Poi mascara, e mascara secondo me, che so, cioè anche perché lo sto utilizzando tantissimo, è il Pupa Vamp, che ormai conoscete. Questo è lo scovolino, mi piace tantissimo e è uno dei migliori mascara che abbia provato, lo posso quasi paragonare al Lancôme, e quindi se non l'avete provato vi straconsiglio di provarlo. Ombretto, per quanto riguarda gli ombretti non ne so scegliere uno. Mi piacciono, cioè in estate mi piace molto usare colori chiari e luminosi, per questo scelgo Liquid Mirror e Oro Lilla, che avete visto nel video haul di Neve, vi lascio il link. E poi questa palettina della Moi, che è la Pretty Pastels, che appunto sono tutti dei colori pastello, è davvero bellissima, l'ho usata moltissimo, la uso tanto, sono dei colori molto molto chiari, come vedete, luminosissimi e mi piacciono molto, hanno davvero un'ottima resa addosso. Poi magari ve ne parlerò meglio in un altro video di questa palette perché merita davvero e la utilizzo tantissimo in estate. Crema viso corpo, io stra adoro la crema Eterea o Eterea, non so, di Neve. È una crema e a parte il fatto che pur essendo un po' corposa si assorbe in frettissima, lascia la pelle morbidissima e poi ha un odore, una volta che la provate non la lasciate più, ha un odore di vaniglia ma veramente buono e dolce che rimane poi sul viso, quindi è davvero davvero un'ottima crema. Poi come sapete essendo di neve è 100% vegan, cruelty free, priva di siliconi, petrolati, parabeni, componenti animali, ed è anche ottima come base trucco, io la utilizzo tutti tutti i giorni. Passiamo all'altra sezione, abbigliamento. Allora, pantalone o pantaloncino? Siamo in estate, quindi non potevo non scegliere uno shorts, no? E ho scelto questo qui che è di Chiabi, non so quanto riesco a farvi vedere, che è questo pantaloncino in jeans con questo ricamo bianco sulla parte laterale della gamba. Sono davvero carinissimi, qui hanno tutte le frange, insomma, così non sono cucite, insomma, per farvi capire. Sono carinissimi, freschi, comodi, rimangono davvero carini. Dietro sono semplicissimi e continua il ricamo. Questi sono in assoluto i miei shorts preferiti. Poi, gonna. Per quanto riguarda la gonna, io adoro le gonne a vita alta, anche perché vanno a nascondere i fianchetti. E la mia preferita è questa qui di H&M, è una gonna semplicissima, però è di un tessuto
non so come si chiami, sinceramente. Molto morbido e comodissimo. Anzi, no, questa non è di H&M, è di Bershka, scusate. È carinissima, semplicissima. Io questa la metto a vita alta con una maglietta più morbida sopra e mi piace davvero tantissimo l'effetto che fa. Maglia, allora, qua sceglierne una è tosta. Se dovessi scegliere una maglia, diciamo, tipo da mettere sui shorts o comunque leggings o cosette così, se riesco, mi sono incartata con la maglia. Mi piace moltissimo questa maglia monospalla di Pinky. È semplicissima, rossa, con questo volant davanti e corta. Quindi va bene, diciamo, sopra un pantaloncino. E mi piace tanto anche perché è veramente fresca. Mentre sopra le gonne, come vi ho detto, mi piace di più mettere delle maglie più sblusate, più morbide. E tipo sopra quella gonna nera mi piace tantissimo abbinarci questo top rosa, in simil raso, insomma, sempre di Chiabi. È rosa con questi ricami sul grigio. Ed è un pochino lunghetta e questa io la metto con la gonna un po' sblusata così mi piace davvero tanto l'effetto. Scarpe da giorno, io sono un po' anomala perché non amo i sandali, non mi piace come mi stanno e quindi per me le scarpe da giorno dell'estate sono assolutamente le Converse. Accessori, ecco qua, preparatevi. Borsa, se ne dovessi scegliere una, la borsa che sto utilizzando assolutamente di più in estate è questa maxi bag di Stradivarius. Non entra neanche in fotocamera, è una semplicissima borsa bianca con il bottone, la cernierina all'interno e qui ha tutte quante queste borchette con borchette argentate e il color bordeaux che contenono anche dietro. È una borsa davvero semplicissima ma si abbina perfettamente a tutto, insomma essendo bianca e mi piace molto anche perché è molto molto capiente. Poi bracciale. Ecco qua, vado seriamente in difficoltà perché sono malata di accessori, ne ho veramente troppi, quindi non posso sceglierne uno. In estate quelli che utilizzo di più sono questo della Ops, color Tiffany. Utilizzo moltissimo questo braccialetto multicolor preso su Mini in the Box. Semplicissimo, ha una catenella dorata al centro e un filo diciamo di stoffa che va sfumando. È carinissimo, perfetto proprio diciamo per l'estate. E poi utilizzo tantissimo questi due braccialetti presi su una bancarella e sono questo qui che è un braccialetto fucsia con queste perline. Vedete come rimane carino. E poi questo qui bianco con tutte perline multicolor che lo utilizzo tantissimo perché mi piace molto, essendo che comunque a tutti i colori lo abbino praticamente a tutto ed è davvero carinissimo. Questi qua si chiudono con il bottoncino e questi l'ho presi tutti e due su una bancarella. Poi collana, mi piacciono tantissimo le collane lunghe a me e utilizzo praticamente non tutti i giorni ma quasi. Questa qui è della Rebecca, regalata dal mio ragazzo, la utilizzo in tutte le stagioni. Ed è questa con la L e i brillantini, è dorata e appunto la collana lunga. E se dovessi sceglierne una più estiva, l'ultima che ho preso sempre da Mini in the Box, ed è una collana un po' particolare, anche questa è dorata e lunga e ha come ciondolo questa mongolfiera colorata, troppo troppo carina. Di solito queste collane, diciamo, un po' più grandi e vistose, tra virgolette, le utilizzo su delle canottiere semplici, monocolore, insomma, per non. Questa qui, carina carina. Poi, orologio. In estate utilizzo tantissimo questo orologio bianco che mi era stato dato, è in silicone, mi era stato dato in omaggio con un ordine di Bottega Verde. È un orologio semplicissimo, bianco, qui a tutti brillantini, non so se si vedono, in silicone, semplicissimo, per l'estate appunto abbinato alla borsa e tutto, è carino. E poi utilizzo tanto questo hip hop, io adoro gli hip hop, ne ho tre. Questo qui lo utilizzo tantissimo, tra l'altro è fermo, adesso ho notato, è color Tiffany, mi piace tantissimo, l'ho preso in scambio su Depop.
Anzi, vi lascio sotto anche il mio nick di Indie Pop. Poi, orecchini. Ecco, qua per me è un trauma, perché li cambio ogni giorno in base all'umore, in base all'abbigliamento. Ne ho troppi, troppi, troppi. Ma se dovessi fare una stima di quelli che sto usando di più in estate, sono questi qua che vi ho fatto vedere nel video haul. Questi orecchini bianchi con il contorno oro e hanno tipo dei riflessi bellissimi. Non so se si notano. E sono appunto dei piccoli pendenti. Uso tantissimo questi orecchini dorati presi alla coin della collezione J.Lo. Sono un po' grandicelli, ma sono leggerissimi e bellissimi. Sono veramente ben rifiniti e rimangono davvero belli addosso. Questi li avete visti anche in qualche video. E poi utilizzo tantissimo questi orecchini in legno presi a una bancarella e fucsia. Semplici, semplici, leggerissimi, ma mi piacciono davvero tanto. Poi, ultima sezione, personali. Canzoni. Ah, le canzoni che sto ascoltando tantissimo sono Domani è un altro film di Dear Jack e Non mi ami di Giorgia. Sono proprio due canzoni che ogni volta che sento poi continuo a cantare per ore perché mi rimangono in testa. E film o libro, più che film direi telefilm, perché ho iniziato a vedere tutta la serie di Grey's Anatomy, visto che il mio ragazzo non l'aveva mai visto continuamente, l'abbiamo iniziato a vedere insieme, siamo già alla sesta stagione e quindi è tipo una droga per me. Cibo, indipendentemente dalla stagione, per me il cibo in assoluto è la pizza e in tutti i modi, cioè sono riuscita anche a trovare la ricetta, a inventare quasi, diciamo, la ricetta della pizza senza lievito perché tendo ad essere un po' intollerante ai lieviti. Poi, prodotto random, per me è il tè alla pesca, sono dipendente dal tè alla pesca in estate, lo bevo anche a colazione. Un posto dove sei stata e mi viene in mente 2 settimane fa, sono stata a Gaeta al mare, vi lascio anche una foto qui e mi è piaciuto tantissimo perché il mare era fantastico ed era veramente bellissimo. Ragazze, il tag è finito, ho cercato di fare veramente il più veloce possibile. E se lo rifate lasciatemi il link sotto perché sono stracuriosa di vederlo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!